ragazzi, stasera ero alla stazione che stavo cambiando l'olio del camper sotto e sento cantare dalla stazione una canzone di De André anche con una bella voce. E era un barbone che cantava tranquillamente sotto il pieno della notte. E quindi sono andato a parlargli per vedere che persona era. Abbiamo fatto due discorsi e mi è sembrata una persona dolce. E quindi mi ha detto che 2 giorni fa faceva più freddo e che sono 7 mesi che dorme nella stazione perché sta aspettando una casa. E quindi gli ho chiesto se aveva dell'isolante da mettere sotto, mi ha fatto vedere che dormiva sulla panchina. E dopo aver finito, sono tornato a fare i miei lavori, dopo aver finito il cambio olio, tra l'altro il primo cambio olio di Aieie, che ragazzi tanta roba, cioè in prefazione il camper nuovo che vi farò poi vedere nel prossimo video, ho deciso di tornare a casa e di fargli qualcosa da mangiare, anzi di fare qualcosa da mangiare a tutti e quindi di farne una in più per lui. Quindi ragazzi, adesso farò una pizza, 2 pizze, e faremo un sacchetto con della roba, dei doni natalizi, e glieli portiamo. Ok ragazzi, andiamo a mettere nella borsa, vediamo un po'. Una coperta di lana, 2 arance, mandarino, 2 limoni, 3 grammi d'erba, light, very moonlight, alta qualità, una birra, pacchetto di cracker bio, cosa ci possiamo mettere? Una mela, un biglietto di Natale, e una moneta portafortuna, 5 bolivar liberador. Direi che il cesto regalo è pronto. And the pizza. I was almost forgotten. No. Così. Done. Oh, non voglio svegliarlo. Speriamo di riuscire nell'impresa. Quindi vediamo se ce la facciamo. Bella guys. Oh! Mm.